Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi siamo in compagnia del Wiko Sunset 2, praticamente il device più economico o il meno costoso che dir si voglia dell'azienda francese. È un nuovo dispositivo appena arrivato sul mercato, l'abbiamo visto a Berlino, a IFA 2015, vediamo cosa è compreso in confezione. È praticamente compreso tutto nonostante un prezzo di vendita intorno ai 50-60 euro, addirittura le cuffie sono anche in-ear con il tastino di risposta, eccolo qui sul filo, poi classico cavo USB, micro USB e il caricatore che ha un'uscita pari a 1 ampere. Poi classico guida rapida e classiche informazioni sulla sicurezza e garanzia. Andiamo a prendere il dispositivo, eccolo qui, mamma mia quanto è piccolo questo Wiko Sunset 2, non sono più abituato a utilizzare telefoni così piccoli, però potrebbe essere una cosa magari positiva per alcuni di voi, soprattutto il prezzo è positivo. Cosa allora c'è sotto la scocca di questo dispositivo? Cosa inserisce Wiko all'interno di questo Sunset 2? Innanzitutto Android in versione KitKat 4.4.4, quindi non c'è Lollipop, però diciamo che a questo prezzo forse era chiedere troppo, non lo so. In effetti, un dispositivo che esce a settembre è strano che non abbia Lollipop quando invece è stato appena presentato Android Marshmallow. Non lo so, giudicate voi questo fatto. Per il resto, display da 4 pollici, TFT 800x400 pixel la risoluzione, 233 ppi. Il processore è il MediaTek Dual Core da 1,3 GHz, fotocamera anteriore, eccola qui, è presente, non preoccupatevi, c'è anche l'anteriore, non tanto per i selfie, ma comunque permette di fare le videochiamate, perché da 0,3 MP anche i selfie, ma non saranno di grande qualità, ma comunque c'è ed è già un plus che ci sia. Poi logo Wiko e classici tasti indietro, home e opzioni strumenti. Sopra, jack da 3,5 e ingresso per il cavo micro USB. A destra il tasto accensione e spegnimento, sotto liscio, a sinistra abbiamo il bilanciere del volume. Parte posteriore troviamo addirittura una camera con flash LED, questa è una cosa davvero incredibile che un telefono costa così poco, fotocamera da 2 megapixel, ma comunque c'è anche il flash, almeno in notturna qualcosina si riesce a vedere. Logo Wiko e andiamo subito a vedere cosa è preso sotto la scocca, cosa troviamo sotto la scocca. Vado subito a estrarlo. Vi dico subito che troveremo la possibilità addirittura di andare a inserire due SIM e di navigare in 3G, l'altra connettività è compresa con Wi-Fi, Bluetooth, GPS e la possibilità di espandere i 4 giga interni con una micro SD posta proprio qui. La batteria, come si può ben vedere, è removibile da 1300 mAh. Il device è davvero leggero, solo 121 grammi, pesa appunto una piuma e soprattutto è molto molto compatto. Infatti troviamo uno spessore, scusatemi, sì, uno spessore di 10,9 mm, forse su questo si poteva fare un po' di più, ma lunghezza incredibile di soli 128 e larghezza di soli 65,6, davvero molto compatto. D'altronde abbiamo un display da 4 pollici. RAM da 512 MB, questa forse una piccola pecca, ma d'altronde a questo prezzo forse non si poteva davvero chiedere di più. Allora, qualche giorno ancora per testare il prodotto e ci troviamo qui poi su mobileOS.it per la recensione finale. Ciao!